Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi del perché le donne sono attratte dai narcisisti, quali donne cadono nell'innamoramento verso un narcisista. Dunque, la caratteristica del narcisista, una delle caratteristiche principali che possiamo vedere anche da subito, è questo suo eccessivo egocentrismo, che si può individuare quando parla di sé come fosse un dio, un superuomo, un qualcosa di eccelso. Quindi di solito tende a dare poca importanza alle caratteristiche femminili, quindi a tutto quello che può interessare la donna, e tende molto ad incentrare i discorsi su di sé. Quindi di base il narcisista lo si riconosce molto velocemente da queste caratteristiche, quindi tende sempre a parlare, a raccontare, a narrare quasi fossero delle vicende epiche delle proprie situazioni di vita, spesso mentendo parzialmente, quindi ingigantendo alcuni dettagli o proprio anche inventandoseli di sana pianta. E questo crea nelle donne che ascoltano queste persone, che anche le vedono, perché di solito sono anche persone di bell'aspetto, molto intelligenti, raramente esisterà un narcisista stupido, o comunque magari un narcisista stupido potrà attrarre donne al suo livello, però di solito i narcisisti sono persone molto intelligenti. Perché? Perché proprio questa base di intelligenza, di bellezza, serve per esagerare tutte le caratteristiche e quindi montare l'immagine di questa persona. Cosa succede? L'errore delle donne che vengono attratte dal narcisista è questo, quello di credere che queste persone siano realmente quello che decantano. Siano realmente delle persone eccezionali, siano delle persone che non sbagliano mai, che vengono da tutti riconosciute, acclamate. Questo crea nelle persone un po' più deboli, un po' più sensibili, un po' che si sentono un po' fallite nel profondo, questa estrema ammirazione verso il narcisista. Perché? Per invidia fondamentalmente e perché loro vorrebbero essere come il partner narcisista, vorrebbero diventare come lui e di conseguenza sono estremamente attratte da questa figura, quasi se stando vicino al narcisista la donna potesse diventare improvvisamente come lui. Quindi di conseguenza la donna è accecata dall'ammirazione per il narcisista e cerca quasi di imitarlo, di avvicinarsi a lui, proprio per questa ragione. Dal canto suo, il narcisista vive di questa idolatria, di questa eccessiva ammirazione, dedizione anche che hanno le donne, ma anche gli amici verso di lui. Quindi lui ha bisogno di persone intorno che dicano che è bravo, che è capace, che è eccelso, che senza di lui non possono fare nulla. È proprio il cibo del narcisista. E per quale motivo il narcisista ha questa tendenza? Poi ve lo metto anche nel video, nell'info box, vi metto l'altro video sul perché i narcisisti vadano capiti e compatiti quasi, e non idolatrati. Perché il narcisista ha questa necessità smodata di sentirsi bravo, di sentirsi capace, di sentirsi indispensabile, perché in fondo, in fondo, in fondo, dentro di sé crede fermamente di non valere nulla. Ha questa debolezza estrema, molto profonda,
E questo senso di essere fallibile, di essere inadeguato, che le persone non lo amino se lui non è speciale, e di conseguenza la maschera che mette il narcisista per ovviare alla possibilità di diventare un depresso che crede di fare schifo al mondo è proprio quella della narcisista, quindi di impegnarsi e di basare tutta la propria vita sul diventare capace, bravissimo e indispensabile, degno di lode, di ammirazione da parte di tutti. Così lui si sente lontano da quella vocina interiore che gli dice che fondamentalmente non vale nulla ed è terrorizzato dalla debolezza, soprattutto la sua, la propria ovviamente, ma anche quella che vede negli altri. Quando vede una persona fragile, debole, la aggredisce, la attacca, la tratta male. Per questo i narcisisti trattano male di solito le partner, perché appena loro si sentono un po' fragili, loro tendono ad provare repulsione, perché hanno paura che quella vibrazione, che quella caratteristica di quella persona porti fuori anche la loro fragilità. E quindi, o comunque ricorda loro che anche loro sono fragili, non sopportano la debolezza, sono proprio terrorizzati dalla loro debolezza e sono altrettanto terrorizzati dalla debolezza degli altri. Magari, se trovano una persona triste, disperata, possono anche essere, accoglienti, perché la vedono innocua, ma se vedono una persona in difficoltà tendono ad aggredirla, quasi a volerla smuovere dal suo stato di terrore, di paura, ecco. E quindi quello che una donna deve capire se è vittima o se è attratta dai narcisisti, è che queste persone non sono per nulla quello che sembrano, sono l'esatto opposto. E quindi tutta questa ammirazione, tutta questa dedizione verso queste figure che noi crediamo in qualche modo che possano infonderci questa forza, non serve a nulla, perché di base loro non ce l'hanno quella forza, è finta, è veramente finta. Al massimo possono insegnare alla donna attratta dal narcisista a fingere, ad essere forte per finta, ma non possono dare quella forza perché non ce l'hanno. E se una donna riesce a capire questo, basta, la magia del narcisista esplode, svanisce, non c'è più, perché se io capisco che se ho sete e continuo a scavare sul muro, su un buco nel muro e da lì non esce l'acqua e spero che esca, e a un certo punto mi rendo conto che non riesco a bere, a un certo punto smetto perché capisco che quel muro l'acqua non me la può dare, non me la darà mai, e magari mi giro e vado su un lavandino dove c'è acqua, su un rubinetto. Ok? Quindi capire anche razionalmente all'inizio che il narcisista in nessun modo può darci quello che vogliamo, è il primo passo, prima razionale, poi nel tempo cominciamo a notarlo, e poi a un certo punto diventa una consapevolizzazione profonda, e nel momento in cui è profonda, cessa la magia del narcisista. E improvvisamente una donna non è più attratta dal narcisista. Però prima bisogna partire dalla consapevolezza. Vedo una persona, vedo che non è forte, vedo che quello che fa è solo un tentativo disperato di sembrare quello che non è. Provo anche una certa compassione a un certo punto e semplicemente mi rivolgo altrove perché, o meglio, piuttosto che girarmi e cercare qualcuno che sia veramente così, è meglio se quelle caratteristiche le trovo e le interiorizzo dentro di me, le cerco, cerco quella forza, quella stabilità, concentrandomi verso l'interno, non verso l'esterno. Perché ricordiamoci sempre che tutto quello che troviamo all'esterno è destinato a venirci in qualche modo tolto. Se io non ho una gamba, per dire, e mi appoggio sempre a qualcuno per stare in piedi, se
sarò sempre terrorizzata dall'idea che questa persona si possa spostare e io possa cadere di nuovo. Ma se io mi costruisco una gamba o me la compro, ce l'ho e non ho più bisogno di attrarre, anche spesso con l'inganno, delle persone che mi facciano stare in piedi perché io non ho una gamba. Ce l'ho perché me la sono costruita e improvvisamente non ho più bisogno di manipolare nessuno. Quindi le donne che hanno questa necessità di sentirsi sicure, di sentirsi appagate dalle lodi, da una certa situazione, è meglio che cerchino quella centratura, quella sicurezza dentro di loro e non fuori. Quindi, a parte i narcisisti, non cercarla neanche su persone che non sono un narcisista, ma che magari ce l'hanno veramente quella centratura, perché non ha senso, non ha nessun senso, ovviamente. Quindi, ripeto e concludo, assolutamente cercare di notare nel narcisista tutti i particolari, tutte le caratteristiche che vi facciano intravedere che quella persona non è forte, sta solo mimando, sta solo recitando, sta solo fingendo quella forza e improvvisamente proprio cade l'inganno, va in frantumi quella bolla di ammirazione e improvvisamente non c'è più la necessità di rincorrere queste persone. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, poi se vuoi iscriviti al canale e attiva la campanella così quando pubblico un video ti arriva subito la notifica. Se invece il video non ti è piaciuto, scrivimi nei commenti come mai e se vuoi ne parliamo assieme. E ti ricordo che puoi trovare anche dei miei articoli sui miei siti che sono danielacoin.it e verouomo.it, dedicato più ai maschietti questo. Grazie per la visione e buon proseguimento. Ciao!